Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Eccoci, come si dice in questi casi, 1, 2, 3, prova. Fatto un po' aspettare. Ciao a tutti quelli che sono collegati, quindi spero che mi sentiate. Questa è la prima live in assoluto, in realtà ne ho fatta un'altra di prova nottetempo qualche giorno fa per testare un po' la vedo che qualcuno sta già sfruttando la chat per... Sì, la chat è il nostro mezzo di comunicazione, la devo vedere un po' di traverso perché... Cercherò di guardare ogni tanto in cam, ma ho troppe cose davanti, ho almeno 3 dispositivi avviati, quindi devo un po' prenderci la mano, ma questa è un po' la live fatta apposta per iniziare a sperimentare, vedere se riesco a gestire tutto, ma qui più che uno sviluppatore ci vuole un disc jockey, ma avendo fatto in parte anche quello dovrei... Comunque spero che si senta bene, si senta tutto. Intanto benvenuti, quindi un saluto già a quelli che sono collegati, mi fa molto piacere avervi qua, poi volevo salutare anche quelli che nel corso dei vari giorni si sono iscritti al canale, cioè hanno fatto il follow, hanno messo il segui, io leggo un po' di username perché questa è un po' la prassi, ma non so come li... in alcuni casi alcuni conosco i nomi quindi so di chi si tratta, in altri casi non lo so, ma volevo comunque ringraziare Monica Bonvicini, Abacaxi 81, Maurizio DM che direi che lo conosco, Trottel Ben, Shine Wall 70, Sandro Delfi, Contex 81, Macco B 2004, Essere Digitale, Flavio Basile, Al Delfi, Shinji, qualcuno ha messo il follow che si è dimenticato, tra l'altro ho cercato di, questo è il primo che vedo ufficiale, il primo avviso di follow, come vedete c'è un follower.create, quindi ho usato lo stile Delphi anche per gli alert e mi sono divertito un po' a personalizzare il canale e poi mi sono interrotto un attimo perché ho detto prima vediamo quanta gente riusciamo a coinvolgere, poi magari ce lo personalizziamo. Quindi saluto altri follower, Shinji 81, che conosco, direi il nick mio familiare, Carlo Magno, Sgrubak, Querti, YXYZ, cioè più complicato, 555, più complicato non si poteva trovare. Leggo anche un po' la chat, Giancarlo, devi scegliere un nick più facile, ciao Carlo, Barazzetta, ciao Mauro, ti avevo riconosciuto, mi ricordavo il nick, quindi ti riconosco perfettamente. Allora, grazie intanto per essere qui, perché mi fa molto piacere, sono un pochino agitato, è tutto il giorno che cerco di un attimo cercare di fare un po' il quadro, sarà una live senza pretese più che altro perché essendo la prima, come dire, bisogna un po' prenderci la mano, per cui ho scelto anche un argomento abbastanza facile e voleva essere una cosa intanto un po', come dire,
introduttiva giusto per come dire prendere familiarità, e poi sicuramente grazie poi magari anche ai vostri suggerimenti e consigli che magari possono arrivare dai social, potremmo poi in futuro trovare anche delle tematiche interessanti, non solo magari lato Delphi, ma anche legate al web, legate al mondo .NET, quindi un po' alle cose che più o meno conosco e su cui posso, come dire, esprimermi un minimo, non diciamo con l'esperienza che ho, quel poco che ho, però faccio una intro perché questo canale, diciamo, da dove viene l'idea, perché anche oggi su Facebook mi è stato chiesto: ah, interessante, però come mai non un canale YouTube? Io era già da un po' di tempo che volevo, come dire, stavo pensando a qualcosa per come iniziativa per creare, diciamo, dei contenuti, quindi andare a fare magari dei video su introduttivo, dei tutorial o comunque dei coding su degli argomenti che secondo me sono interessanti. Avevo pensato a un canale YouTube, però effettivamente è un canale che è un po' impegnativo, nel senso che aprire un canale su YouTube e fare dei filmati su YouTube vuol dire mettersi lì, poi io già mi conosco, quindi essendo perfezionista magari fare una sigla, canzoni, introduttiva, la presentazione, fare delle slide, preparare del codice, cioè una cosa che debba essere confezionata in un certo modo, che non vuol dire che quello che voglio proporre qui non sia come dire fatto bene, ma ho scoperto questa piattaforma Twitch abbastanza di recente, da un paio di mesi, ho visto che oltre, diciamo, a persone che leccano orecchie a forma, microfoni a forma di orecchie, c'erano anche altri canali interessanti, non era solo videogame, perché io l'ho sempre conosciuto come una piattaforma dove si videogiocava, e in realtà ho visto che ci sono altri canali, alcuni li trovate anche proprio sul mio canale in hosting, tipo quello di Fabio Biondi, che parla di front-end e di JavaScript, che magari molti che hanno a che fare con JavaScript già conoscono sicuramente. C'è Marco Minerva, che è un Microsoft MVP, ci sono dei canali interessanti che fanno live coding, da cui io ho preso anche un po' spunto, diciamo, per l'idea e per parlare poi magari di argomenti diversi da quelli che trattano loro, però ho visto che c'è dell'altro in questa piattaforma, e come dire, il fatto di, io non sono uno che magari non sono molto a mio agio con la webcam, ma c'è da dire che come strumento, volendo fare qualcosa come dire assieme, è molto più interattivo, c'è la chat, quindi se qualcuno ha dei dubbi può chiedere in diretta, ho visto si possono scambiare battute, e quindi oltre ai canali di questo tipo su Twitch trovate canali di su qualsiasi tema, quindi politici di divertimento, ci sono dei comici che fanno interviste, c'è veramente di tutti, imitatori, gente che pittura, quindi l'ho trovata molto interessante, quindi ho detto perché no, proviamo magari a costruirci sopra un canale e a dedicare magari un pochino di tempo per qualche live dove eventualmente, non so, si può esplorare un tema, un argomento, vedere qualche libreria, quindi non necessariamente una cosa unidirezionale, ma una cosa magari anche partecipativa, con consiglio, magari, non so, una volta uno che mi viene in mente di voler dare un'occhiata a una libreria, voler sperimentare anche assieme, senza la pretesa di dover, come dire, illustrare qualcosa, ma fare anche qualcosa assieme. Comunque queste sono tutte idee che mi frullano per la testa al momento, come dire, sono da mettere in pratica, vedremo un po' come va. Quindi qui vedo 10 persone collegate, mai avute così tante persone. Allora, c'è una concorrenza spietata, quindi è ovvio che per avere una certa visibilità
canale deve fare veramente dei grandissimi sforzi. Io intanto inizierò un po' con facendo un po' di esperimenti e poi vediamo come va. Mi interesserebbe far crescere questa cosa, più che altro perché facendola crescere anche Twitch, io l'ho apprezzato molto perché ha dato da un sacco di linee guida anche per chi vuole aprire un canale. Quindi qui c'è un altro follower, Dario Sampo, grazie per il follow. E, dicevo, da degli strumenti in più per poter interagire, ad esempio potete lanciare dei meme in chat, potete fare tutta una serie di cose che rendono, come dire, le live ancora più rilassate e più divertenti. Quindi io al momento sono, come dire, un novizio, per cui a parte la chat abbiamo pochi altri strumenti, però vediamo un po', come dire, come va. Di cosa parliamo questa sera, così la tengo un po' corta sui preamboli. Questa sera volevo in realtà sfruttare una cosa che ho fatto e che avete, magari qualcuno che si è collegato prima ha visto all'inizio, il pretesto, diciamo l'applicazione fatta per il countdown su Twitch come pretesto per parlare di un argomento legato in questo caso alla programmazione Delphi, quindi in particolare con la libreria FireMonkey per fare delle applicazioni un pochino particolari, ovvero delle applicazioni destinate al desktop e orientate a essere visualizzate in questo caso su schermi un pochino grandi. Quindi in realtà quello di cui vorrei parlare è più una cosa per fornire delle idee o degli spunti per poter realizzare delle applicazioni un po' particolari. Avrò qualche esempio, per alcune avrò delle foto, perché devo sistemare un po' il sorgente, quindi mi vergogniamo un po' a farlo vedere, per altre cose invece ho proprio degli esempi pratici. E per chi si è collegato un po' all'inizio avrà visto che c'è un countdown, e quello è un, come dire, la prima cosa che di solito chi apre un canale Twitch si va a costruire. Ho visto che è un po' una prassi partire un po' prima, mettere il countdown. Secondo me è un trucchetto per consumare del minutaggio un po' in maniera barbina, però ci sta, perché magari uno non parte puntualissimo, aspetta che qualcuno si colleghi e, come dire, pian pianino la gente arriva, chiacchiera e poi si inizia, come dire, a parlare delle cose. E come si fa un countdown su Twitch? Le soluzioni, io ho iniziato a vedere, perché per me era tutto nuovo, un po' le soluzioni che ci sono, e quello che ho trovato è la cosa più semplice, è un applicativo che praticamente cosa fa? Gli date una data ora, che è la ora d'inizio, e questo applicativo scrive continuamente, periodicamente, in un file ogni secondo i minuti e secondi che mancano a quell'ora. Il software di streaming cosa fa? Ha una funzionalità per poter stampare del testo sia in maniera fissa che leggendolo da file, e quindi alla fine cosa avviene? Che voi gli date in pasto questo file, lui vede che cambia, continua a leggerlo, quindi c'è questo programma che scrive continuamente il conto alla rovescia aggiornato e il software che legge e lo fa vedere su una finestra con lo sfondo, con gli effetti, quello che vogliamo. E allora a questo punto io un attimo mi ho detto, devo già al momento sto eseguendo non so quanti software, perché sotto oppure Spotify, tra l'altro con colonne sonore rigorosamente royalty free, perché altrimenti non si possono pubblicare né su YouTube, non so se lo sentite in sottofondo, ma abbiamo iniziato in realtà con una colonna sonora che era molto, non vorrei che poi fosse troppo alto, quindi se per caso poi è alto me lo dite, con una colonna sonora diversa, ma era molto lounge, mi sapevo un po' di, avete presente Night di Fantozzi, quello dell'ippopotamo, ecco una cosa del genere, dopo ho preferito qualcosa di un po' più elettronico per così dire. E quindi ho detto, ma io sono uno sviluppatore, quindi perché mi devo scaricare questo programma per aggiornare un file da scrivere? Prendiamo Delphi e facciamoci una bella applicazione desktop,
con il nostro orologio che gira, con il tema magari della puntata, ce lo facciamo perfettamente custom. Quando è il momento, diciamo, software di streaming, di campionare quello schermo e basta, così magari mentre c'è il conto alla rovescia io posso preparare altre cose, sistemare il software, andare a bere, sedare il gatto in stile pozzetto sul gas, così rimane qui tranquillo sul divano. Quindi si possono fare tutte le varie cose, e alla fine ho deciso di usarlo un po' come pretesto per rompere il ghiaccio in questa puntata e vedere appunto come utilizzare Delphi in questo caso per fare un'applicazione di questo tipo. Allora, per chi magari si è collegato poco dopo, rifaccio eventualmente, vabbè, che comunque adesso lo vediamo direttamente dall'ambiente di sviluppo, quindi provo a questo punto a cambiare la visuale. Dovreste continuare a vedermi vostro malgrado, mi dispiace, però la mia presentabilità è, è limitata, però è necessaria purtroppo. E quindi ho detto, prendiamo il nostro IDE, il nostro Delphi, e facciamoci questa applicazione in casa. Poi ero titubante perché in realtà ci ho messo 5 minuti, quindi ho detto, beh, in 5 minuti fare una live di 2 ore diventa un po' magari, come dire, problematico, ma di cose da dire penso che ce ne siano parecchie, anche perché idealmente, come dire, magari ci sono anche persone che guardano e che non hanno mai visto Delphi, che non utilizzano FireMonkey abitualmente, e quindi magari ci sono un po' di cose da spiegare che possono essere utili anche a chi non ha mai visto un ambiente di sviluppo. Quindi quello che ho deciso di fare è prendere Delphi, usare libreria FireMonkey, creare una maschera dove banalmente vado a mostrare, vabbè, ho messo il logo, quindi dovreste riuscire a vedere tranquillamente la finestra di progettazione. C'è il logo, c'è una scritta, c'è un timer che diminuisce, poi ci sono in quei tre puntini, ci va a finire il titolo della puntata. Poi ho detto come impostarlo, non stiamo a fare dei file, non stiamo a fare dei file di dati, io lancio il programma e quando faccio il doppio clic o sul timer o sui puntini del titolo me lo vado a cambiare, e quando sono pronto lo mando live e sono tranquillo e contento. Quindi se eseguo questo programma, se lo mando in esecuzione, questo è il programma che è appena compilato, lo vedete in background, lui parte con un tempo di default. Se io però mi muovo col cursore sul timer e faccio un doppio clic, mi sono messo una casellina, non so se si vede ma dovrei riuscire a zoomare, dove metto la data ora di inizio streaming, in questo caso 22:29, ma sarebbe un po' più avanti, ma facciamo che vada bene. E se clicco sui puntini vado a mettere qui dentro il titolo della puntata. Ad esempio ci scrivo, non lo ripeto, però ciao a tutti, con un bel punto esclamativo, e questo è quanto. Il timer gira, lui automaticamente, se io rimposto l'orario e quindi non so, metto i 40, ovviamente si aggiorna, e quando arriva a zero, negli ultimi minuti la tortina in mezzo inizia a scavarsi, e quando arriva a zero viene scritto live, e ovviamente se gli vado a rimettere il tempo lui riparte, eccetera eccetera. Poi mi sono messo uno shortcut sulla scritta starting soon, se faccio doppio clic l'applicazione si chiude, così non ho avuto necessità di gestire file o altre cose. Quanto codice può cubare un'applicazione di questo tipo con questo effetto? Non so se lo vedete bene, cerco di allargarlo un pochino. Questo è codice, diciamo, scritto, inserito in automatico dall'IDE, compresa tutta questa parte, perché non sono altro che i componenti utilizzati, le dichiarazioni e gli eventi. Quindi questa è tutta roba che scrive l'ambiente di sviluppo in automatico, e questo è il codice per questo timer.
siamo un file che sono 104 righe, quindi qui c'è un doppio clic per la data ora di inizio streaming, doppio clic per il titolo, qui il doppio clic che chiude la finestra, l'impostazione del tempo iniziale e un banalissimo timer che ogni tanto va praticamente a calcolare la differenza e la scrive o scrive live e aggiorna degli effetti visivi che sono sulla sulla finestra, quindi sul testo in questo caso, che è praticamente quell'ombreggiatura che vedete qui sotto dove ci sono i puntini. Quindi tutta questa maschera è definita completamente a design time, cioè in fase di progettazione. Il codice è praticamente nullo e questo, per chi non lo conosce, secondo me è una delle peculiarità più interessanti di Delphi, ovvero il fatto di avere una palette molto ricca di componenti già pronti all'uso da poter trascinare e da poter configurare per avere delle funzionalità già incorporate molto spesso che richiedono zero codice, quindi una cosa molto veloce, uno sviluppo estremamente rapido. Questa è l'applicazione già costruita, però magari dovremmo, non dico farla passo per passo, ma dovremmo esaminare un po' tutti i componenti che sono stati utilizzati per farla. Un passo indietro, per chi non conosce Delphi è un ambiente di sviluppo che gira in Windows, che permette di fare un sacco di applicazioni sia per Windows in quanto tale, dei package che ad esempio per chi ha familiarità con .NET sono come degli assembly, quindi delle DLL un pochino meno stupide delle DLL tradizionali che comunque ci sono, console application e anche multi-device application, ovvero è un ambiente di sviluppo per Windows che però ci dà la possibilità, volendo, di sviluppare delle applicazioni cross-platform utilizzando una libreria che si chiama FireMonkey, come è scritto qui, che è una libreria che disegna la nostra UI praticamente da zero, sfruttando le funzionalità della scheda grafica. Quindi, oltre da quando è nato, nel 95, Delphi, che è basato, come avete visto magari nello screenshot per chi non lo conosce, nel pezzo di listato prima, sul linguaggio Object Pascal però aggiornato, quindi non è il vecchio Turbo Pascal che potreste avere eventualmente fatto a scuola, ma è un Pascal, come si dice, on steroids, quindi nel corso del tempo è stato aggiornato e ad oggi supporta metodi anonimi, le closure, supporta generics, supporta record con metodi, tutta la programmazione oggetti, classi, è un sacco di anche di costrutti particolari che lo rendono decisamente interessante. Da quando è nato Delphi è sempre stato distribuito con la libreria, con la VCL, che è una libreria fatta di componenti visuali e non, quindi delle scatole, delle scatoline che voi trascinate contengono questo. È un'introduzione per chi eventualmente sta guardando e non ha mai usato appunto Delphi, era anche un pretesto per fare vedere un po' di potenzialità di questo ambiente di sviluppo che spesso quando viene nominato sembra sempre di parlare di un Commodore 64, ma abbiamo avuto, per chi appunto fa parte della community di sviluppatori Delphi, una versione di recente che è quella che sto usando, peraltro decisamente anche funzionale, molto sulla qualità hanno fatto un ottimo lavoro, sono delle feature nuove molto interessanti. Comunque queste le vedremo, magari avremo modo di sviscerarle un po' in future live se ci capiterà. Dicevo, dalla nascita il buon Delphi è sempre stato distribuito con questa libreria VCL, che è una sorta di wrapper delle API di Windows, quindi ci sono tutte le principali API di Windows importate e dei componenti che consentono un approccio RAD, quindi di sviluppo rapido per costruire delle applicazioni su
in quel caso un ambiente Windows. Da qualche anno, mi sembra una decina, forse sono quasi anche 12, mi ricordo che X2 era la versione, ma adesso non mi ricordo di preciso l'anno, ma è già una decina minimo, forse una decina già, è stata affiancata questa libreria, questa FireMonkey, che ha consentito di portare Delphi anche su altre piattaforme non Windows, tant'è che qua sotto vediamo che c'è anche un Android Service, quindi la possibilità di realizzare delle applicazioni cross platform, non solo Windows, quindi anche per Mac OS, per iOS, quindi tutte le piattaforme Apple, i tablet, gli smartphone e in questo caso anche Android, soprattutto, che è la piattaforma che io poi preferisco al netto di utilizzare un cellulare Android, come dire, la preferisco proprio perché avendo un dispositivo Android senza bisogno di passare dallo store, senza bisogno di fare cose particolari, eventualmente poi dopo vedremo un demo, fare il deploy, il lancio di un'applicazione su un dispositivo Android è questione proprio di pochi secondi, si abilita il debug, si collega il dispositivo, si fa la run e vi trovate l'applicazione da Windows fatta in Delphi direttamente sul cellulare, quindi è una cosa molto, molto rapida, anche proprio da sperimentare. Che cos'ha di particolare questa libreria FireMonkey? Ecco, mentre la VCL è un wrapper di API di Windows, FireMonkey sviluppa la sua UI disegnando con, mi sembra, DirectX su Windows, se non ricordo male, e OpenGL o Metal su OS. Comunque il concetto è che è una libreria grafica ad alte prestazioni, quindi c'è 2D e 3D particolarmente spinti, che sfruttano proprio le potenzialità della scheda grafica in quanto tali per creare quelle che sono delle interfacce utente. Ovviamente l'obiettivo di questa libreria è dare la possibilità di creare, oltre a delle applicazioni che possono andare su più dispositivi, e questa è una prerogativa e comunque non è una prerogativa da poco, fare anche delle applicazioni, per così dire, un po' accattivanti, con un design un po' alternativo. Se vi capita ad esempio di utilizzare ad oggi, non so, il client di Spotify per Windows, vedete che non è una tradizionale applicazione Windows, non ha i tasti come Windows, ma è un'applicazione molto grafica, con le copertine che quando cliccate si muovono, si animano i tasti di un colore specifico che richiamano magari il verde del logo, cioè è sempre un'applicazione business, non è un'applicazione, come dire, tridimensionale, non stiamo parlando di fare Quake o Doom, ma stiamo parlando di usare certi effetti per ottenere sul desktop, ma soprattutto anche sul mobile, degli effetti grafici particolari, particolarmente accattivanti. Quindi da qualche tempo Delphi viene distribuito con questa libreria FireMonkey. Che peculiarità, cioè quanto è complesso fare un'applicazione come questa che ho fatto io? In realtà è molto semplice, perché adesso non la rifarò tutta da zero, ma metto giù magari qualche componente per fare capire qual è il concetto, diciamo, di come funziona questa applicazione. Quindi buttiamo giù creiamo una multi device application, gli do un ok, possiamo partire da diversi template, ad esempio abbiamo quella con dei tab, con già la navigazione, un header, un footer, un master detail, quindi si parte già addirittura applicazione 3D, cioè si parte già con un'applicazione con dentro alcuni contenuti, tipo la classica applicazione mobile dove c'è un elenco pigio e vado a vedere il dettaglio con un effetto di scroll, eccetera eccetera. Quindi queste sono applicazioni con delle interfacce che già, come dire, più o meno conosciamo, sappiamo come sono fatte. Poi ovviamente se avete dei dubbi potete tranquillamente sfruttare la chat, fare se ci sono delle domande o qualcosa, c'è una cosa che stiamo per vedere, la affrontiamo subito, ma utilizzate pure anche la chat per fare domande, se qualcuno ovviamente poi conosce già la risposta alla vostra domanda e la vuole scrivere ancora non ci sono problemi, ma cioè l'idea è appunto fare una cosa interattiva e chiarire un pochino di dubbi. Adesso siamo all'inizio, per cui però non fate complimenti, anzi è proprio lo strumento, mi piace Twitch proprio perché c'è questo tipo
interazione, tant'è che è molto spesso che è molto più come dire efficace rispetto a fare un video offline e guardarselo passivamente, perché non c'è la possibilità di interagire. Quindi detto questo, io parto dalla blank application, do un ok, quindi nel giro di proprio un paio di istanti l'ambiente è pronto per essere, come dire, progettato. Inizialmente viene creata la finestra principale dell'applicazione, quindi se noi prendiamo questo progetto e lo salviamo, adesso magari gli faccio una cartellina, ci salviamo un demo app FireMonkey, la chiamiamo demoforms.main e demo app fmx il progetto. Fatto il salvataggio, quindi ho salvato il file di progetto e il file che contiene sia la definizione di questa finestra, inteso come le proprietà, i valori che ha. Quindi se avete utilizzato Visual Studio non dovrebbe esservi familiare, se avete fatto applicazioni con Windows Phone o con WPF il concetto è molto similare, quindi non dovrebbe darvi particolari problemi. Poi le unit, a me piace utilizzare uno stile namespace, quindi il nostro demo, forms perché questa è una finestra, e main perché è quella principale. Diamo un nome anche alla finestra, qui c'è l'object inspector che è come property editor di Visual Studio, e la chiamiamo main form, giusto per non lasciargli form 2 che è un nome assolutamente non significativo. Prima cosa che ho fatto è dire ok, siamo su Twitch, Big Twitch va di moda il viola, quindi che bello, facciamo i fricchettoni, diamoci un bel fondale viola con una bella tonalità. Quindi vado sulla mia finestra, uso sempre l'Object Inspector, ho la proprietà fill, quindi riempimento, che è un brush, cioè un pennello che noi possiamo configurare in vari modi, ovvero none, ovvero non riempiamo con nulla, oppure solid, che mi sembra sia quello che ho scelto io, e quindi possiamo andare a prendere un po' di tonalità più scure, più chiare, violacee, rosse, potete farlo, oppure potete ripetere un bitmap o aggiungere un bitmap come risorsa, ripetere quello, oppure come ho fatto io un gradiente, io l'ho fatto un po' impercettibile ma volendo si vede, cioè dove vado a scegliere un colore, magari un colore, un violaceo più scuro, e poi vado a prendere un violetto più chiaro o più scuro, insomma faccio un effetto, gli do un'angolazione e creo, diciamo, un minimo di effetto fondale. Quindi qui io sto usando potenzialità di una libreria che disegna l'interfaccia, quindi fa un riempimento. Se vado a ridimensionare o cambio la risoluzione, cambio dimensione di questa finestra, il gradiente è sempre perfetto perché non è un bitmap spalmato, ridimensionato all'interno di un, come dire, di un canvas, ma è un canvas 2D che viene riempito ovviamente con il gradiente. Se noi facciamo anche solo questi passi e proviamo a fare run, lui ci compila l'applicazione e poi ce la lancia e ci fa apparire questa finestrella con questo fondale che abbiamo impostato. Vedete che rimane sempre perfetto e si adatta sempre. Poi forse voi lo vedrete anche un po' riscalato perché c'è la questione dello streaming e del bitrate che bisogna un po' risparmiare, però in realtà posso garantire che è perfetto. Però noi vorremmo un'applicazione a tutto schermo perché non voglio vedere le barre, non la voglio vedere massimizzata perché come vedete mi rimane la barra del titolo sotto, quindi per massimizzarla ho visto che c'è una proprietà perfetta che si chiama full screen, noi la mettiamo a true e quindi io compilo, l'applicazione parte e mi tiene perfettamente tutta la finestra, me la copre tutta. Quindi a questo punto, come dire, il nostro fondale potremmo considerarlo pronto. Quello che ci manca è andare a inserire all'interno dei componenti. In realtà ci sarebbero
tante altre, cioè noi qui stiamo appena appena toccando le configurazioni di qualità, ci sono dei form factor, perché non dimentichiamo che questa è una libreria fatta per funzionare su quelle che sono diverse piattaforme, quindi Windows, Mac, iOS, Android. Poi per questo magari vedremo un demo più specifico o dopo in futuro. Quindi la font si massimizza, voglio mettere dei componenti, però voglio che rimangano un pochino, come dire, allineati. E per fare questo io ho utilizzato in realtà quello che si chiama un grid layout, però qui abbrevierò un attimo giusto per non rifare la stessa applicazione. Il concetto è che con la ricerca incrementale nella nostra palette abbiamo a disposizione, probabilmente non riuscite, ecco, forse così li vedete, dei layout che non sono altro che dei pannelli. Fatto un cerchio non proprio l'aggiotto, ma dei pannelli che ci consentono di inserire elementi all'interno e di disporli all'interno dell'interfaccia. Cioè il layout di fatto è un riquadro che ospita altri controlli, ma non fa nient'altro. Quindi il vantaggio che ci dà è che potendolo allineare e ancorare abbiamo diverse possibilità di costruire il nostro layout, ad esempio facendolo riscalare, oppure creando una griglia, quindi dividendo per righe e per colonne, oppure col concetto di flow fare un riquadro dove noi mettiamo i controlli e vengono messi uno dopo l'altro, come scrivono un testo in Word, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso. Buffered layout è interessante perché non mi ricordo cosa fa, me l'andrò a vedere, ma al momento se qualcuno si ricorda, magari lo scrivo in chat, ma non mi ricordo, forse è nuovo, non mi ricordo proprio cosa fa in questo momento, ma in ogni caso, eventualmente se interessa potremmo fare una puntata dedicata. Quindi io qui ho messo, ecco, forse l'unico che non dovevo mettere al momento, layout 3D, vado a mettere un layout classico perché non vogliamo complicarci la vita. E quindi vedete che ho messo questo un layout, poi metto un altro layout, poi faccio copia e incolla e metto giù questi componenti e poi me li vado ad esempio a allineare. Mettiamo che io voglia avere un titolo, magari prendo questo layout e dentro ci vado a mettere un text, che è una forma, una shape che contiene ovviamente del testo. Parliamo, una piccola parentesi sulle shape. Le shape sono, ve le sposto dalla mia testaccia che copre tutto, sono elementi che consentono di andare di fatto a disegnare quello che andremo a tracciare con una classica API grafica bidimensionale. Ovvero cosa abbiamo? Abbiamo linee, abbiamo dei rettangoli, ovviamente con o senza riempimento, con o senza bordo, rettangoli arrotondati, ellissi, cerchi, torte, quindi abbiamo il testo, abbiamo il path. Pensate un po' allo standard SVG, a quello che potete disegnare con quello, e qui avete dei componenti che vi consentono di inserire nell'interfaccia tutta questa roba. Essendo che la nostra applicazione è un po' particolare perché ha il testo, cioè non ha pulsanti e ha del testo, ma non è che dobbiamo visualizzarlo come siamo abituati a vederlo in Windows, noi possiamo farlo, come dire, più grande, possiamo farlo più piccolo, possiamo, diciamo, spaziare un po'. Non siamo tenuti ad adottare degli standard perché in questo genere di applicazione lo standard ce lo definiamo noi. Quindi io qui vado a mettere giù ad esempio un text, ci scrivo nella proprietà text il titolo, ovviamente apparirà nero, piccolo, brutto, però abbiamo sempre la possibilità di andarci poi a configurare il nostro font e andare a scegliere magari una bella dimensione gigantesca, cambiare il colore, magari metterlo, ma sì, anche così giallastro. Poi bisogna lavorarci un po' di fino, come dire, per cui
E ovviamente possiamo aggiungere altri componenti. Qui possiamo mettere, ad esempio, faccio un copia e incolla e vado a mettere il timer, che magari invece che questo font, per non renderlo troppo ballerino, può usare un font tipo quello classico Microsoft con Solace che scrive che è monospace, e quindi leggevo in chat: complimenti per il nome, oserei aggiungere se interpreta è pure meglio. Sì, questo, in questo caso noi stiamo lavorando con un linguaggio compilato, e quindi qui se compila, compila quindi va, però sì, se lavorassimo con JavaScript o Python sarebbe interpreta, se usassimo TypeScript sarebbe transpila, quindi va. Però ho scelto questo che è il motto più diffuso, e se uno è bravo a volte succede, diciamo che è molto raro, a me è capitato veramente mai, però è il motto dell'ottimista. Quindi dicevo, mettiamo questo, grazie comunque per il commento, dicevo, mettiamo questo testo, e poi qui sotto nella nostra applicazione abbiamo messo il titolo. Anche per questo potremmo usare un po' di... Grazie per il follow. Uno stile diverso, che ne so, no, il Comic Sans, abbiamo i grafici che ci vengono a picchiare. Comunque, ok, avete capito un po' il concetto. Quindi il vantaggio di questi layout è che noi, ad esempio, possiamo, adesso li ho disposti un po' così, ma li possiamo allineare. Ad esempio, possiamo scegliere di mettere questo con il titolo. Allora, questo è il titolo, questo più che titolo è nome del canale, nel mio caso, qui è titolo della live, eccetera, eccetera. No, niente comics, che dopo sono dei grafici suscettibili e avrebbero anche ragione. Ecco, questi pannelli potremmo anche decidere di allinearli, ad esempio, questo layout al bottom, quindi rimane ancorato nella parte inferiore della pagina, e quindi man mano che noi trasciniamo lui rimane fermo, e questo che sta all'interno potremmo anche decidere tra i vari lineamenti di dargli un center, cioè fare in modo che rimanga sempre fisso, e se noi cambiamo dimensioni della finestra, questo perché ad esempio io ho iniziato a provarlo su uno schermo più piccolo, poi una risoluzione 4K, quindi le cose sono cambiate. Diciamo che sviluppare con un minimo di flessibilità consente di avere un'applicazione che meglio si adatta a qualsiasi tipo, anche perché alcune di queste applicazioni io le ho messe ad esempio su TV molto grandi, cioè potete anche fare un po' di effetti speciali. Ho qualche caso d'uso che poi magari vi faccio vedere dopo, finito il demo. Quindi questo può andare ad esempio sul top, questo possiamo ridimensionarlo, potremmo anche dargli un autosize, cioè dirgli tu stai sempre al centro, la tua dimensione lo determina il testo che contieni, e in questo modo come dire, l'etichetta si autoriscala, ma rimane sempre, come dire, centrata rispetto al pannello in cui si trova, che mantiene questa altezza fissa, però, come dire, si allarga se noi andiamo ad allargare la finestra. Vedete che dopo un secondo, tac, appena io rilascio. E quindi per chi è abituato a lavorare con .NET, ad esempio, con Windows Form WPF, è l'equivalente del dock. Quindi quando voi fate il docking, in realtà andate a impostare questi anchor, che di default sono left top. Cioè, cosa vuol dire? Left top vuol dire che dovete immaginare che ci sia un chiodo piantato in questo angolino, e quindi se voi spostate il bordo sinistro superiore della finestra, lui vi segue. Se ne piantate uno anche, ad esempio, su questo destro, se tirate in alto lui si allunga, se tirate in basso non si muove. Se mettete un chiodo in tutti gli angoli, ovviamente lui si adatta man mano che la finestra si ridimensiona e si allarga, i bordi seguono i margini. Questo align è un po' uno shortcut, vi consente di, ad esempio, abbiamo messo questo in alto,
questo in basso, questo vogliamo metterlo al centro, o meglio il conto alla rovescia magari lo possiamo mettere anche lui al centro, però il pannello vogliamo che occupi tutto lo spazio restante che rimane dell'applicazione, quindi possiamo dire align client, che vuol dire io mi allargo e occupo tutto lo spazio tranne quello che è in top e quello che è in bottom, perché sono, per così dire, prioritari. Quindi il testo così non ci piace, ci pare brutto. Questa libreria grafica ci mette a disposizione anche un sacco di effetti, ad esempio filtro per effect, adesso voi non li vedete perché c'è sempre la mia testa davanti, però avete ad esempio shadow effect, il blur effect, il glow effect, l'inner glow, cioè il bagliore interno, bagliore esterno, l'effetto bevel, cioè bordato in rilievo, la reflection ripple, cioè il, come nello stagno, l'effetto vibrato quando voi lanciate un sasso, le bande, avete una quantità di effetti che a momenti Photoshop levati, quindi non c'è che l'imbarazzo della scelta. Sembrano tutti inutili o astrusi, ma in realtà io ho trovato modo di usarli, ad esempio l'effetto seppia e l'effetto glow, che fa una sorta di bagliore, possiamo poi anche provarlo. Come facciamo ad attivare ad esempio un effetto glow sul testo 1, che è il nome del canale? Prendo il glow effect e glielo trascino praticamente sopra all'interno. La libreria, questa libreria FireMonkey è una libreria, vedete che il testo ha una sorta di luminescenza dorata, perché questo è è attualmente l'impostazione del glow, cioè gold, quindi se voi cambiate questa impostazione potete anche scegliere, come dire, altri colori, potete regolare quanto è opaca, quanto è morbida la sfumatura, quanto è opaca, cioè quanto è coprente. Quindi 0 non si vede, 1 è totalmente coprente, tutte le mezze vie sono sono valide. E FireMonkey è una libreria dove ciascuno di questi componenti, compresi anche quelli tradizionali, perché non abbiamo solo delle forme ma abbiamo anche ciò che ci aspettiamo normalmente in un'applicazione, come pulsanti, come sempre c'è la mia testa davanti, abbiamo dei pulsanti, abbiamo delle checkbox, abbiamo radio button, le group box, cioè abbiamo anche i controlli tipici di un'applicazione. A differenza di quello che avviene nella VCL, che è la libreria standard per Windows, o per dire un equivalente in Windows Form, tutti questi componenti si possono mettere l'uno dentro l'altro, perché essendo che la libreria è una libreria grafica e supporta il fatto di inserire l'uno dentro l'altro e disegna assieme. È il motivo per cui, a differenza della libreria specifica per Windows, dove abbiamo il pulsante classico, pulsante con immagine, pulsante con immagine e menu, qui abbiamo un pulsante solo, perché se io voglio un'immagine prendo il pulsante, metto l'immagine al suo interno e ho fatto il pulsante con l'immagine, cioè non ho bisogno di due versioni dello stesso pulsante, perché è totalmente componibile. Quindi il glow effect non è altro che un componente che dà questo effetto. Grazie per il follow, Emiliano Leite, non ci conosciamo forse, benvenuto intanto. Questo effetto, questo componente messo come figlio, diciamo gerarchicamente, del testo, di questo text 1 che è il titolo, gli dona questo effetto glow. Quindi per utilizzare l'effetto si sceglie il componente, a seconda del componente a cui lo si va a associare, questo effetto viene agganciato al, quindi se volete ad esempio che il titolo della live abbia uno shadow effect, lo selezionate, andate sulla palette, fate shadow effect, date un invio e lui inserisce il componente qui in alto associato al testo, e vedete che questo adesso ha un'ombreggiatura, mentre il conto alla rovescia è quello che è rimasto ancora come dire nella sua forma. Che altro si può fare? Ad esempio, poi c'è ovviamente la logica applicativa che usa delle funzioni per data ora calcolare il tempo rimanente, però c'era ad esempio anche la forma, l'arco,
che faceva vedere il tempo rimasto. Anche qui molto banalmente sono andato nel shape e ho preso, abbiamo sia l'arco che l'ellisse, se non ricordo male, o addirittura anche il cerchio, che è ancora meglio. Quindi vedete che qui ho messo, qui ho il mio cerchio veramente brutto, però questo è il cerchio rudimentale, ma avendo anche lui le proprietà fill, nulla ci vieta di andargli a dare un gradiente, di renderlo e di renderlo, come dire, un pochino più accattivante. Ad esempio io nel mio countdown ho fatto questo cerchio che in realtà non è un circle ma è una pie, mi sono sbagliato. Vabbè, lasciamo il cerchio, è una pie, cioè è una fetta che quando è intera ovviamente è un cerchio, ma quando si riduce dandogli un angolo assume l'effetto della fetta di torta. Ma lasciamo il cerchio così, vediamo anche questo. Chiaramente agendo sul fill io posso dargli lo stile che voglio. Ad esempio a me una volta è capitato di dover fare una cosa che assomigliasse a un radar, quindi ho fatto una cosa di questo tipo, ho preso un colore verde scuro scuro e un altro verde molto scuro, una cosa del genere, adesso la faccio a memoria quindi non mi ricordo. E poi cosa ho fatto? Ho messo su interno una pie, quindi una fetta di torta. Al momento qui è allo stesso livello, ma noi li possiamo, invece che mettere allo stesso livello, metterli l'uno dentro l'altro, e col vantaggio che se noi andiamo a spostare il cerchio ovviamente la tortina lo segue. Quindi, e se nella tortina mettiamo center, la tortina si sposta al centro ovviamente del cerchio. Se il cerchio mettiamo un center, si sposterà al centro della pagina. Poi qui è finito dentro il testo, lo portiamo fuori, così abbiamo, come dire, il cerchio e il testo allo stesso livello. Però se gli cambiamo, come dire, lo Z order, se mi ricordo come si fa, dovrebbe bastare un drag and drop. Non c'è la proprietà, andiamo a vedere. Strano che non me la faccio portare su. Bring to front, send to back. Ah, ok, devo solo aggiornare. Ovviamente il timer lo vorrò davanti. Se è poco leggibile, ci aggiungiamo anche a lui, aggiungiamo un'ombreggiatura. Quindi questo per far vedere che tutto quello che sta al centro del proprio parent, cioè del proprio controllo contenitore. Quindi il testo e il cerchio che sono nel pannello, se li metto come center e ridimensiono il pannello, loro rimangono ovviamente forzati al centro. Lo sposto solo un attimo per lavorarci, non il pannello ma questo, e poi lo rimetto là. E quindi qui cosa avevo fatto? Avevo allargato questa tortina in modo da come dire, renderla una sorta di frazione del mio cerchio, del mio ellisse. Ovviamente dovrò dargli anche delle dimensioni che siano, come dire, renderlo quadrato, quindi se voglio avere l'effetto. E cosa avevo fatto? Questa è una libreria grafica, quindi noi possiamo mettere dei controlli tradizionali, delle scritte, ma essendo tutto disegnato abbiamo anche la facoltà di fare anche una rotazione. Cioè se qui metto, vedete le proprietà, centro di rotazione normalmente è impostato al centro del controllo, ma si può anche spostare in un angolo da qualche altra parte. Abbiamo rotation angle che è a 0. Se io vado a variare su questo valore, vedete che il controllo inizia a girare, inizia a ruotare. Quindi per farlo diventare una sorta di radar, avevo reso questo intanto molto più scuro. Vediamo se ci riesco. L'avevo reso un po' verdino. Questo l'avevo fatto di un verdino più chiaro, quindi voi potete customizzarvi graficamente
Adesso è giusto per rendere l'idea, quindi, però volendo penso che con certe, come dire, raffinatezze si possa anche rendere molto molto simile. Quindi avevo messo uno sfondo un pochino più chiaro, e poi c'è anche, abbiamo agito sempre sul film, ma c'è anche lo stroke, cioè il bordo. Quindi oltre al fill, lo stroke ad esempio si può rendere di una tinta unita e magari andare a scegliere anche in questo caso un verdino più chiaro, quindi per camuffarlo un po', oppure anche in questo caso puntare un gradiente dove voi potete anche scegliere lo stesso colore in entrambi i casi. Ad esempio prendo questo colore custom, vado qui, lo utilizzo, quindi faccio un gradiente dello stesso colore, ma ad esempio nel punto finale vado a cambiare il canale alfa e quindi vado a variare su quella che è la trasparenza del colore. E quello che succede adesso, qui si vede poco perché lo stroke è abbastanza sottile, ma lo possiamo anche ampliare, possiamo andargli a dire ad esempio lo stile della punta, di come finisce il tratto, possiamo farlo solido, tratteggiato, possiamo cambiare lo spessore. Pensate a quello che potete fare con i CSS su una pagina web, e qui c'è l'equivalente. Ecco, qua forse si vede appena un po' meglio, anche se un po' riscalato, l'effetto dello stesso colore, che però sfuma fino a diventare quasi invisibile, perché quello che viene variato è il canale alfa. Quindi questo è il mio radar, ovviamente fermo. Intanto vediamo se compare qualcosa a video, proviamo a fare una run, perché la compilazione è molto rapida su Windows, è pressoché istantanea. Questi si allineano ovviamente perché sono tutti center, quindi i pannelli si allargano, si attaccano ai bordi, questo rimane al centro, e quindi, come dire, è quasi più ordinato di quello che ho fatto, di quello ufficiale. Questo non l'ho messo center, quindi è rimasto al suo posto, però è fermo, e quindi se vogliamo animarlo, come possiamo fare? Un'altra cosa interessante è, per chi di voi ad esempio ha avuto esperienza o ha visto magari Flutter o dei framework di questo tipo, cioè ha visto che ci sono vari componenti, c'è state, stateless, c'è il codice da scrivere in Dart, ci sono dei metodi da invocare per creare il layout. Ecco, io qui ancora non ho scritto una riga di codice, e come dire, vorrei continuare fino a che è possibile. Voglio animare questa casella. Come abbiamo gli effetti, abbiamo anche le animazioni, color animation, la sposto perché c'è sempre il mio testone in mezzo, color animation, gradient animation, float animation, rettangolo, bitmap, ci sono varie path animation, quindi se avete un percorso, avete uno sprite, fate giochi, questo è quello che potete usare per prendere un oggettino e farlo muovere, farlo spostare sullo schermo, per fargli fare un percorso. Quindi ci sono alcune, non le ho ancora sperimentate. Qual è il mio intento? Il mio intento è quello di dire, prendo questa bella fettina di torta e vorrei farla muovere facendola ruotare, quindi cambiando l'angolo di rotazione da 0 a 360 gradi in un tempo. Quindi la rotation, la proprietà rotation angle è un float, in questo caso è una virgola mobile, perché noi qui siamo in un ambiente che non è a pixel, ma ha un suo sistema di misura che ovviamente tiene conto anche dei DPI, e quindi tutte le posizioni non sono assolute all'intero, ma sono dei valori in virgola mobile. Quindi io posso anche scriverci ad esempio 30,5, quindi non sono né 30-31, sono una via di mezzo, quindi è un float. Perché segnalo questo? Perché ad esempio noi potremmo prendere la nostra PI e andare ad aggiungere un componente float animation. Float animation cosa vuol dire? È un'animazione che anima un float, cioè cosa fa? Va a prendere un valore float e gli va a cambiare i valori seguendo un'animazione, ovvero una funzione. Cioè una funzione che da un inizio a una fine lo fa variare. Se è lineare vuol dire che nel tempo
cambia linearmente, scusate la ripetizione. Se è, non so, ha un ease-in, magari parte veloce poi rallenta, oppure parte lenta e si come dire, velocizza alla fine. Ci sono diverse funzioni che noi possiamo applicare. Questa è la nostra scheda dell'animazione, quindi abbiamo l'auto reverse, abbiamo il delay, cioè quanto tempo aspettare prima che l'animazione parta, quanto deve durare l'animazione, è abilitata, cioè quando io lancio l'applicazione deve partire subito, inverse, deve anche fare il percorso inverso, deve fare il loop, cioè ripeterla, partire dal valore attuale oppure deve partire dallo start value e terminare dallo stop value. Ci sono un sacco di cose che noi possiamo configurare. Quello che fa di fatto questa animazione è semplicemente andare a cambiare dei valori su una proprietà a nostro piacimento. Essendo una float animation, la proprietà deve essere di tipo float. Che proprietà ci interessa animare di tipo float? Io vado a vedere qui l'elenco delle proprietà e trovo che non sono le proprietà che mi aspetto, perché l'animazione è figlia del cerchio. Vedete che c'è il layout, c'è il cerchio con dentro la pie, e poi c'è float animation, che è figlia sempre del layout e il text. In realtà, se io sposto questa float animation nella pie, ottengo un vantaggio, ovvero il fatto di assegnare l'animazione alla mia fettina e quindi vederne l'animazione property name. Vado a scegliere che cosa voglio variare della mia fettina, quindi posso variare l'angolo di inizio, di fine, l'opacità. Cioè, se metto un'animazione sull'opacità, posso trasformare qualcosa da visibile a invisibile in maniera graduale. Se vado a cambiare le posizioni, la sposto in maniera graduale. A me interessa il rotation angle perché voglio variare l'angolo di rotazione. Ovviamente non voglio una cosa come dire istantanea, ma voglio che duri un secondo, che parta subito, quindi delay a zero, che vada in auto reverse non ci interessa perché vada avanti e indietro, perché comunque quando arriva a 360 è come fosse arrivata a zero e riparte. Però il loop ci può interessare perché voglio che continui a girare e che sia sempre in funzione. Valore di inizio quando parte l'animazione 0, valore di fine 360, che sono i gradi. Quindi questa è un'animazione che sulla rotation angle del componente qui associato, ovvero la pie, la nostra fettina dentro il cerchio, varia in un secondo lo start value, la rotation, partendo da 0 e finendo a 360. Se noi l'abilitiamo, mettiamo enable true, una cosa carina sarebbe poterla vedere anche in fase di progettazione, ma forse non credo che non l'abbiano pensato, ma essendo che abilitandola andrebbe abilitata solo in progettazione, perché altrimenti io mentre progetto mi vedo, se vado ad esempio a animare una posizione, mi vedo la roba che si sposta mentre sto disegnando il form e quindi impazzisco a questo punto. E lancio la mia applicazione in run, quindi 2 secondi rapidissimi di compilazione, e questo è l'effetto che ottengo. Non so quanto si veda bene in streaming, ma c'è la mia fetta che ruota in automatico, quindi zero codice. Ho ottenuto, ok, è un radar, diciamo che con questo radar non si va molto lontano, non prenderei un aereo finché questa cosa funziona, ma però, come dire, è già un effettino interessante da poter ottenere senza scrivere una riga di codice. Ovviamente l'animazione, questa è lineare, ma abbiamo interpolation, c'è una proprietà interpolation dove voi potete scegliere lineare oppure bounce, quindi con l'effetto elastico, un effetto, se vogliamo, adesso ne proviamo l'esponenziale. Se è troppo veloce probabilmente non si vedrà l'effetto. Oh, qui è scoppiato tutto, non gli è piaciuto molto, forse non è proprio l'ideale, qui si è bloccato proprio il desktop. Benissimo, e beh, non poteva andare tutto bene, quindi ci stava che
Vediamo se riusciamo a riprendere il controllo. Ok. Non gli è piaciuta molto questa funzione alla scheda grafica, perché queste sono funzioni che vengono passate, pacchettizzate e come dire inserite direttamente nella scheda grafica. Cioè se voi andate a vedere la CPU, nel momento in cui questa applicazione gira e magari il radar lo fate andare velocissimo, vedete che la CPU è a zero, perché tutte queste cose sono istruzioni fornite alla scheda grafica che le va ad eseguire. Oh, adesso non ha dato errore. Adesso c'è un effetto di questo back, che c'è una sorta di, scusate la parola, mi viene di rinculo. Tanto su Twitch si può, bisogna essere rispettosi, però si può essere più sciallati, quindi. Tra l'altro sì, non è che sono accettate il turpiloquio, però essendo dedicato molto ai videogiochi ed essendo presi degli italiani, hanno dovuto sdoganare un po' le bestemmie, perché altrimenti la community italiana sarebbe stata assente, quindi noi in questo caso per cui potete ottenere degli effetti interessanti. Chiaramente se deve partire a comando o dietro un certo trigger, per così dire, la proprietà enabled normalmente partirebbe a false, diciamo, e poi nel momento in cui pigiate un pulsante nell'evento, quando mettete enabled a true, questa parte, quindi questo lo mettiamo, il cerchio lo mettiamo al center, e come dire, qualcosina l'abbiamo, per così dire, ottenuto. In realtà stavo dicendo una cosa non del tutto vera, perché volendo far vedere anche un'altra cosa che aprirebbe un capitolo abbastanza ampio, che è quello del visual binding, ma non è detto che si debba scrivere codice per avviare l'animazione, perché se io la lascio spenta potrei fare ad esempio questo gioco qui, potrei prendere una checkbox giusto per far vedere che ci sono anche degli elementi standard, però no, vabbè, è troppo brutta la checkbox, non si adatta allo stile. Prendiamo una checkbox però di un toggle, no, uno switch che è più bello, non so dove l'ha messo qui, questo bello switch lo mettiamo sul main form. Beh, non lo vedo più. Adesso vado a mettere la posizione a 0,0, così lo recupero, è qua. Ok. Non si vede molto, però possiamo andargli a cambiare forse qualche connotato, o metterlo, magari lo mettiamo qui dove è più chiaro. Ci sono ovviamente per ogni controllo tutte le personalizzazioni possibili e immaginabili. Adesso io qui non riesco a trovarne neanche una, però cercando attentamente avete anche a disposizione la scala, quindi se lo fate 2x2, ecco che lo trasformate, lo fate bello gigantesco che si veda. Quindi se io voglio attivare l'animazione attivando questo switch, in realtà posso sfruttare una funzionalità che si chiama Live Binding. Con questo menu Bind Visually, che richiama praticamente un designer, dove io vedo tutti i componenti che ho inserito. Allora, i nomi non sono significativi, quindi potrei essere biasimato, peggio del Comic Sans per questo, ma vabbè, era per non perdere troppo tempo, per non tediare troppo. Quindi questo canovaccio mi fa vedere tutte le cose che io ho inserito, e per certi versi non vedo, mancano alcuni componenti che vanno aggiunti a mano, probabilmente perché di default c'è un default per cui sono nascosti, quindi non siete obbligati a tenerli tutti, ma potete anche visualizzare quelli che vi interessano. C'è questo Show Hide Elements che vi fa andare a definire quali elementi volete vedere nel diagramma. E ad esempio io prendo questo float animation,
mentre questi layout non mi interessano. Mi interessa lo switch, mi interessa forse il Pi, il cerchio, mi interessano questi tre. Così abbiamo fatto un po', come dire, di pulizia e abbiamo solo questi elementi. Adesso, siccome qui si può fare, perché in realtà è un diagramma che poi realizza delle cose anche in termini di codice e in termini di proprietà, ma esiste anche come rappresentazione visuale, perché così è comodo vedere tutti i legami che ci sono tra vari controlli. Ad esempio, questo switch ha la proprietà isChecked, che serve a impostare lo stato, che qui se lo metto a true è acceso, se lo metto a false ovviamente è spento. La float animation qui non mi fa vedere niente, ma clicco sui puntini, ha un sacco di proprietà, quindi il motivo per cui non fa vedere nulla è perché andiamo a scegliere noi quali sono le tante proprietà che vogliamo vedere. Quindi probabilmente lo switch come default è abituato, è già utilizzato, e il checked è molto utilizzata, quindi come default viene già mostrata. Nel caso dell'animazione non viene mostrato niente, ma noi scegliamo ad esempio di prendere tra le tante proprietà questa enabled e di renderla visibile. Il Pi c'entra ma non c'entra, perché il Pi è l'oggetto su cui si applica l'animazione, quindi in realtà potremmo anche non visualizzarlo. Io qui cosa vado a fare? Vado a fare questa bella cosina qui, prendo il checked che è di tipo boolean e lo trascino su enabled che è di tipo boolean, e in questo caso sono andato a creare quello che è un binding. Cioè, cosa vuol dire? Che con la freccia, tra l'altro, che spiega precisamente qual è la direzione dell'animazione, ovvero questo pilota la proprietà enabled. Cosa vuol dire? Che se io cambio valore di checked, la proprietà di enabled cambia di conseguenza. Quindi se chiudo il mio diagramma e vado di nuovo a lanciare l'applicazione, mi ritroverò il nostro finestrone ormai, vabbè, il pulsante è finito qui, ok. Se io lo clicco, vedete che l'animazione è partita. Perché? Perché il checked va a true, è imposta a true la proprietà enabled. Se io lo spengo, la proprietà enabled si ferma e quindi va sullo stop value, sullo start value in questo caso. Clicco, riparte, clicco, si riferma. Quindi questo è un po', come dire, non è, a volte non è necessario dover scrivere del codice per andare a pilotare qualcosa, ma si può creare un'espressione di binding cosiddetta e andare a fare questo tipo di lavoro. E il codice non è che non c'è, tutta questa nostra lavorata, diciamo che da un punto di vista di un countdown manca un po' di logica, ma potrebbe anche essere completa se qui mettiamo un titolo serio e ci preoccupiamo di gestire questo timer, che potremmo addirittura fare con l'air binding, ma mi ci vorrebbe al momento troppo tempo. E in realtà noi del codice ce l'abbiamo. Se vado a vedere, quando sono sulla mia finestra e vado qui, ho la possibilità di fare un view as text e vedere la definizione della finestra, oppure il view code o il toggle form unit, che mi switcha praticamente tra la parte visuale e la parte del codice. Nel codice abbiamo che ogni componente, che la nostra finestra è una, si chiama main form, in Delphi si usa un prefisso T per indicare i tipi, retta dati form, cioè vuol dire prende tutto ciò che è in T form, che è una finestra vuota, va ad aggiungere tutti questi layout che sono dichiarati come campi, e poi non c'è nient'altro, perché di fatto codice non abbiamo scritto, abbiamo solo usato praticamente proprietà dei componenti. Questa roba dove viene scritta, in realtà viene scritta su un file separato, cioè tutte le caratteristiche che abbiamo dato a questi componenti è in un file che è associato alla finestra, ovvero ogni form è formato dal pass, che è il file Pascal con il codice, e questo file fmx, che sta per FireMonkey, che è come un file di risorsa che viene incorporato nell'eseguibile e viene poi letto
dalla nostra applicazione e portato, diciamo, utilizzato per inizializzare il form. Cioè, per arrivare a questo stato c'è una risorsa che viene incorporata nell'eseguibile, che è quella che otteniamo facendo view text. Quindi questo è il contenuto del file fmx, che ci dice che noi abbiamo una main form, queste sono le coordinate, questa è l'altezza, riempimento, gradiente, e poi ci sono i punti del gradiente più le varie posizioni di inizio e fine del gradiente. E scendendo giù ci troviamo anche tutti gli altri, le altre varie definizioni, ovvero il layout che è allineato al top, le dimensioni, il tabord, l'ordine di tabulazione, questo è il text che sta al centro, che è in auto size, che ha queste dimensioni, questo text, questo lo riconosciamo, nome del canale, e poi figlio di questo text c'è il glow effect, perché gli dà l'effetto di col colore gold, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo è un file, la finestra parte nel suo stato di default, poi inizia a caricarsi tutte queste proprietà, tutte quelle che sono assenti rimangono nel default. Quindi se avete dimestichezza ad esempio con .NET, questo è l'equivalente di ciò che Visual Studio mette nel designer CS quando avete usate ad esempio Windows Form, oppure se usate WPF, che è la cosa che più assomiglia a FireMonkey, perché anche quella è una libreria grafica componibile che sfrutta Direct2D, OpenGL, le librerie grafiche, è l'equivalente dell'OXAML, solo che l'OXAML per me è inutilmente complicato, diventa poco leggibile, le risorse globali, cioè estremamente potente, però a volte per certe applicazioni mi sembra di sparare alla formica col cannone, cioè molto sì, è potente, ma come dice lo zio di Peter Parker, dai grandi poteri poi derivano grandi responsabilità e bisogna saperlo usare. Anche qui ci sono comunque varie possibilità, vari effetti, però è molto più alla portata anche di uno sviluppo, come dire, rapido. È un pochino più indolore, un pochino più, secondo me, divertente, cioè si vanno a comporre un po' queste interfacce che sono un po' freak, però che possono essere, come dire, di effetto. Quindi questo è il risultato di tutte le operazioni che noi al momento abbiamo fatto visualmente, e qui c'è anche il binding famoso tra lo switch e l'animation sulla proprietà enabled, col tracking attivo, in modo che se io vado a, come dire, a cambiare valore dello switch della proprietà enabled, va a cambiare anche il valore dell'animation. Poi ci sono questi converter, discorso un po' lungo perché non sempre siamo costretti ad associare booleano con booleano, ma possiamo anche associare booleano con intero o correlare delle proprietà che non sono dello stesso tipo, purché il tipo sia compatibile, ovvero purché ci sia un converter, ovvero qualcosa che insegni, in questo caso Delphi, come convertire un valore in un altro, e a quel punto possiamo fare tutto completamente a livello visuale. Che altro aggiungere? Quindi questo è ovviamente, torno magari all'applicazione, questo la tengo un attimo da parte, torniamo un attimo all'applicazione originale, che forse è diventata quasi più brutta, diciamo che è un po' più, qui vabbè non ho fatto il radar, però ho usato l'arco, a cui ho dato la sfumatura, all'arco gli ho detto di fare solo questo pezzettino qui, giocando sulla rotation, invece che una fettina che gira qui dentro c'è un arco che ruota attorno al cerchio, e il cerchio è una pie che pian pianino si consuma man mano che il tempo inizia a calare, inizia a avvicinarsi allo zero. Quindi qui cose diverse che ho utilizzato sempre dei layout, ci sono andato a dare un nome significativo, header layout, footer layout, ho usato un timer, banalmente il timer è come quello che avete sempre, timer di Windows, nel caso di Windows, perché ricordiamoci sempre che noi qui stiamo utilizzando e definendo un'applicazione che io qui ho target platform Windows, ma faccio doppio clic su Android, la posso andare a deployare
direttamente su un dispositivo Android. Io espando il nodo, vedo il mio dispositivo nell'elenco, faccio un run, lui fa la pick up, fa l'installazione e poi me lo lancia sul dispositivo. Se faccio il debug, lui si aggancia e fa il debug da remoto sul dispositivo. Quindi io la vedo esattamente così come l'ho progettata. Adesso questa magari non esattamente così, perché andrebbero presi degli accorgimenti di riscalatura, cioè se andiamo su uno schermo completamente diverso ovviamente i risultati sono completamente diversi, a meno che io non metto un pannello per scalare o comunque qualcosa che mi consenta di cambiare completamente il dispositivo e vedere la cosa uguale a come la vedo sul desktop. Però questa è un'opportunità interessante, anche perché voi potete sviluppare le vostre applicazioni Android testandole su Windows e magari lasciando, come dire, con qualche costante di compilazione condizionale degli if def, per fare in modo che ciò che è specifico per Android si attivi solo su Android, mentre magari su Windows attiviamo l'equivalente, cioè abbiamo un'applicazione che funziona correttamente in entrambi gli ambiti. Oppure, non so, la funzionalità di acquisizione foto su Windows è moccata, su Android invece è effettiva, però possiamo testare tutto il resto in effettivo senza necessariamente testare continuamente sul device Android, che diventa ovviamente un pochino più ostico, ma solo testare magari alla fine per vedere che tutto sia corretto. Come vedete, Android entrambi 32 bit, 64 bit, Windows 32 bit, 64 bit. Quindi io al momento sto compilando un'applicazione Windows per 64 bit. Se la voglio 32 bit, vado qui, faccio un doppio clic e a questo punto faccio un build, sto compilando Windows 32. Se ho un Mac con installato quello che si chiama Platform Assistant, che è un'applicazione che risponde praticamente via network, io posso fare il build su macOS e posso fare il run su Mac. Ovviamente devo fare il run su Mac parlando con un indirizzo IP, perché Delphi attualmente gira solo su Windows, quindi una macchina Windows è, come dire, obbligatoria, bisogna averla per forza. Detto questo, diamo un'occhiatina al codice, poi in realtà mi sarebbe piaciuto vedere altri esempi qui, per cui tutta questa queste uses sono un po' come le passate il termine, in realtà non è proprio così, ma le using dei namespace di C Sharp o Visual Basic .NET, cioè sono i contenitori di codice. Se io faccio un bel control invio, quando voi installate Delphi avete tutto il sorgente della libreria VCL, tutto il sorgente della RTL, cioè della Runtime Library, le funzioni di gestione delle date, di gestione dei tipi, dei time, delle stringhe, dei file, degli stream, sono tutte una Runtime Library cross-platform per definizione. Poi c'è la VCL, che è la parte che vi fa sviluppare per Windows, e FireMonkey, che invece è cross-platform, che aggiungono, diciamo, quelle che sono le parti più visuali o applicative. Quindi la Runtime Library è quella di base ed è per default cross platform, e poi a seconda delle varie implementazioni voi potete scegliere praticamente se utilizzare una piattaforma matura come la VCL o questa FireMonkey, che è un pochino diversa, ha bisogno ancora di essere un pochino limata, ma ci ho fatto un paio di applicazioni client abbastanza carine, con degli effetti, delle animazioni che permettono di raggiungere dei buoni risultati anche per un'applicazione come dire business tradizionali. Ecco, se avete bisogno di fare gestionali con le griglie per Windows, non userei FireMonkey. Se avete bisogno di fare un client un po' accattivante per la vostra web API, con delle immagini o con qualcosa tipo alla Spotify o qualcosa come i client Spotify, come qualche client che vi trovate, o non so, come quello di Netflix su Windows, per dire, quindi non necessariamente nel browser, per cui qualche effetto, cose che ruotano, animazioni, si possono ottenere dei buoni risultati con veramente pochissimo sforzo. E dicevo, avete tutto il sorgente, quindi
che non solo è utile per trovare a volte anche dei workaround, perché mi è capitato di ad esempio avere dei bug, capire che cos'è che non è stato fatto correttamente, e ovviamente non vado a cambiare il sorgente originale, ma magari vedo che, non so, c'è una DOP inizializzazione o qualcosa che viene distrutto, se si può lavorare attorno per fare in modo che l'applicazione funzioni ugualmente, poi ovviamente segnalando il bug, questo si presume poi, se è urgente, se è effettivo, venga risolto e venga preso in carico dal team che è Embarcadero, che attualmente è il nome della società che fa parte di Dera, che distribuisce e commercializza in questo caso Delphi. A proposito di Delphi, proprio una cosa rapidissima: se non lo conoscete e volete fare delle prove, andate sul sito embarcadero.com, bisogna scriverlo per intero sperando di, se ci si vuole arrivare. Questa è la società che attualmente lo distribuisce, e lo avete anche volendo tra i free tools, perché esiste una community edition. Quindi se siete hobbisti, volete provarlo free con anche le funzionalità di sviluppo cross platform per hobbisti, senza scopo di lucro, fino a, non mi ricordo, $5,000, €5,000, e quindi a casa, non in azienda, per conto vostro, avete un'edizione, una community edition, con cui potete fare più o meno quello che si fa nell'edizione professional, e che sono un pochino di cose anche per il mobile soprattutto. Quello che manca sono magari driver per database SQL tipo PostgreDB2 o quelli blasonati, e manca magari una parte per la costruzione di server REST con dei framework che sono inclusi già in Delphi, quindi c'è una versione enterprise con delle cose in più. E se invece siete un'azienda o comunque volete fare una prova più efficace, c'è la trial della versione Architect, in questo caso, che è quella praticamente più completa. Ho usato il tema scuro perché non volevo essere troppo boomer, però in realtà mi ci sono quasi abituato, sto usando un po' il tema scuro dappertutto anche in Windows, e questo, diciamo, mi ha fatto guadagnare, mi ha fatto di ringiovanire un po', come si può dire. E poi trovate anche un po', appunto, di demo di interfacce, come vedete qui nel multiple form factor, la questione di FireMonkey, degli stili. Quindi questo è un argomento che in realtà vorrei trattare, vedere, cioè il fatto di poter creare dei pulsanti che non sono i pulsanti standard, ma magari hanno la vostra grafica, hanno un effetto stondato, ci sono, qui fa vedere centinaia di componenti già incorporati per i database, per terze parti, per servizi Azure. C'è un package manager che non è come Nuget, ci manca ancora un po' di cose per essere allo stesso livello, in particolare legando le informazioni dei package che usate al progetto, però c'è un package manager con cui voi potete scaricare dei componenti aggiuntivi, e ne trovate veramente già out of the box, ne trovate, qui fa vedere un demo sui vari mobile, ma adesso magari ci proviamo anche noi, provo a collegarmi in telefono così vedo se riesco a far scoppiare tutto. Ci sono già andato vicino prima con la scheda grafica, vedo, e c'è veramente dentro un sacco di roba, quindi ci potrebbe stare qui per giorni. È un prodotto secondo me molto interessante, soprattutto sviluppo molto 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 rapido dal punto di vista delle tempistiche per arrivare a qualcosa che funziona e che comunque è anche guardabile ed è anche moderno dal punto di vista. Qui dentro non è che ci sia molto da dire, se non questo è il codice ad esempio del topic text, quindi quando io clicco sul testo, faccio doppio clic sul testo, è stato definito un evento, quindi questo è un po' una ricorrenza, una modalità che trovate già, come dire, anche in altri ambienti, il fatto di avere una funzione che viene agganciata all'evento, senderti object, perché questo è un prototipo di evento
Esatto, low code, come va. Tra l'altro low code, hanno detto che avrebbero rilasciato anche dei template per fare progetti interi low code, quindi ancora non ho ben capito cosa vuol dire, sto aspettando che rilascino questa cosa. Comunque, ottima precisazione, Carlo, sì, cioè esattamente, meno codice, perché il problema qual è? Che se più codice scriviamo, più bug ci sono, quindi meno codice scriviamo, più componenti usiamo e più bug di imbarcadero ci sono. No, sto scherzando, chiaramente è un ambiente che favorisce molto il riutilizzo, la componentizzazione e il fatto di lavorare con la programmazione oggetti, ma questo ormai sono appannaggio un po' di tutti gli ambienti di sviluppo, ma in particolar modo, ecco, se qualcuno non conosce il linguaggio ma ha reminiscenze del vecchio Pascal, vede che proprio non è lo stesso a cui si è abituati, perché qui c'è questo input query è la finestra che mi fa ad esempio inserire il titolo della puntata, qui c'è un array con le caption, qui c'è il mio default che è il testo della label che uso come default, e qui c'è una procedura inline, così potremmo dire un metodo anonimo, una function anonima si direbbe in JavaScript, anonymous method in C sharp o closure, chiamatele come volete, c'è una procedura che viene proprio presa e passata come parametro, in poche parole quando di là io scrivo il titolo e faccio ok, io passo in dot a questa funzione, questo metodo input query, che non mi dà un valore di ritorno ma semplicemente dice nel momento in cui l'utente ha fatto la sua scelta tu mi passi una procedura con dentro quello, la logica che vuoi venga eseguita nel momento, diciamo, al momento della scelta. Quindi quando di là scrivo un titolo e faccio ok, lui mi va a eseguire questa procedure con il risultato, che vuol dire è stato premuto ok, è stato premuto cancel, e poi un array di stringhe che sono i valori, sono i testi che l'utente ha inserito. Quindi questo vuol dire che io passo questa procedura, lui fa vedere la finestra, quando pigio ok, il vantaggio è che questa procedura fornita in dot cattura il contesto e quindi io posso utilizzare al suo interno, passando questo codice a questa procedura, dei riferimenti a quelli che sono i controlli che sono attualmente presenti sul form. Cioè questo topic text, che è la mia label col testo, in realtà non è una label ma è lo shape text che fa vedere il testo. La label è un text con qualcosa in più, quindi esiste anche una label alternativa. Quindi io gli passo questa procedura e la procedura dall'altra parte si prende in dote. È un po' come i callback di JavaScript, che quando li scrivete fate riferimento a una variabile esterna, praticamente ve la portate dietro e la offrite in pasto al codice dall'altra parte che eventualmente lo richiamerà. Cioè qui semplicemente dico, se non ha dato ok non facciamo nulla e usciamo, se ha dato ok ma ha scritto niente usciamo, altrimenti prendiamo il primo valore e lo mettiamo nel testo, quindi ti faccio vedere la stringa che hai scelto che è come titolo della puntata. E questo shadow effect, questo serve perché l'ombreggiatura a volte, anzi sempre, non segue il testo, non viene aggiornata direttamente quando noi a runtime facciamo un cambiamento. Quindi questo update parent effect ci serve per dire ok, se visto che è cambiato il testo aggiorna gli effetti in modo da aggiornare l'ombreggiatura, che di per sé può essere anche un modo valido, perché se faccio più modifiche agli stessi controlli eventualmente vado ad aggiornare gli effetti in un colpo solo. Questa è la stessa cosa ma va di fatto a chiedere la data ora di inizio, quindi usa la stessa funzione, però i valori che vengono presi vengono convertiti da stringa a datetime e da datetime a stringa, prendendo un campo, questo fTargetTime, che è un campo privato del nostro form di tipo datetime, dove c'è, qui mi memorizzo l'ora di inizio della live, e quindi qua ci sono altre uses. Questo è il clock timer, alla fine il form create è praticamente la creazione della finestra principale all'avvio del programma, che dice ok, scegliamo un'ora di inizio, prendiamo la data ora attuale, ci aggiungiamo 360 secondi e partiamo, praticamente mi sembra 6 minuti, cioè partiamo
da 6 minuti dalla data attuale, poi ovviamente uno se lo va a cambiare. Il cuore dell'applicazione di fatto è questo qui, cioè fare la differenza. Low code è solo il nuovo termine per il marketing, per definire quello che esiste. Sì, sono un po' dei termini che vanno di moda. Diciamo che il low code serve per la resilienza, diciamo così, diciamoli un po' tutti, perché così con la resilienza ci sono questi termini che ricorrono. Di fatto qui cosa avviene? C'è la differenza tra la data di inizio adesso e se è maggiore di zero, quindi vuol dire che siamo, deve ancora arrivare, metto la differenza e poi calcolandomi i secondi vado a impostare praticamente l'angolo della fettina di torta. Quindi qui prendo un minimo da 360, conto i secondi, quindi finché siamo sopra i 360 rimane piena, quando iniziano a scendere sotto i 360 secondi la fettina inizia a erodersi, e se invece siamo sotto metto 0, così non c'è proprio più la torta, e qui scrivo live. E se avete notato c'è anche il live che lampeggia, se non ricordo male, e lampeggia perché sul testo è stato messo una float animation, cioè questa float animation che noi abbiamo già usato per la rotazione, ma che va ad agire in questo caso sul font size, quindi va a cambiare font size passando da 144 a 196 però in un secondo, e allora si vede la scritta live che pulsa, ma penso anche il conto della rovescia faccia la pulsazione, adesso non mi ricordo il funzionamento. Sì, vedete che c'è questo, quindi potete metterci anche delle proprietà. Cioè il font size, sì, siamo abituati a vedere valori interi, ma in realtà vedete che c'è la, questo ovviamente gira perché c'è l'animazione sulla rotazione, questo cala, e se vado col doppio clic qui c'è l'input query per andare a mettere dentro il titolo della puntata, e lui vedete che aggiorna, poi l'update effect aggiorna l'ombra, qui vado a cambiare il tempo, doppio clic qui fa la close della finestra principale, che equivale alla fine a chiudere poi tutto il programma. Quando la finestra principale viene chiusa il programma si chiude, il componentino timer è qui e quindi da questa parte si può configurare tutto. Volevo farvi vedere, quindi a me piace molto questo tipo di applicazioni, perché allargando un attimo il discorso ho recuperato dei progetti che avevo fatto. Allora, questo è un tipo di utilizzo, cioè uno può dire ho il canale di programmazione, mi sono fatto l'applicazione per fare il countdown, cioè secondo me, allora, ce ne sono già, quindi l'utilità è zero, però almeno uno può fare lo sborrone, no? Un pochino, quindi ogni tanto ci vuole anche quello, ci vuole della soddisfazione. Ho recuperato un'applicazione che avevo fatto, in realtà l'ho cambiata perché era fatta per un matrimonio, era una sorta di memory. Cioè il bello di queste applicazioni è che se voi le immaginate installate ad esempio su un PC collegate con un HDMI a un bello schermo grande, potreste creare anche delle cose utili magari per, non so, degli eventi o delle situazioni che con pochissimo codice, perché anche questo codice di questo memory, a parte che è bruttissimo, ma inizia e finisce qui. Per quanto riguarda la finestra principale sono 190 righe e c'è una classe game che praticamente c'è un enumerativo, c'è una classe che gestisce la carta del gioco, una lista di carte del gioco, una sessione di gioco, il gioco, e poi qui ci sono proprio veramente l'inizio e la fine del gioco che servono sostanzialmente per fare dei random e andare a disporre le carte del memory, quindi non è che poi non c'è poi nulla di trascendentale. La cosa carina è che io ho messo in questo progetto come risorse, non si vedono giustamente le immagini, una serie di immagini che adesso vediamo, e il retro della carta come risorse, quindi vengono incorporate nell'eseguibile, e quindi quando fate build finiscono direttamente nell'exe, non dovete distribuire la parte. E questo gioco come era fatto? Diciamo che io ho sostituito i loghi, ma qui c'era il logo col cuore, con le iniziali dell'amico che in quel caso
si stava sposando. Qui c'è il memory, l'abbiamo proiettato su un grande schermo, ovviamente prima filmati imbarazzanti, poi dopo questo gioco, e nelle tesserine c'erano foto di tutti gli amici, delle situazioni più disparate che loro dovevano accoppiare, di fatto andando sullo schermo che era su un telo e saltando per toccare la tesserina. Ovviamente quando toccavano io capivo qual era la tessera e sono io che andavo a cliccare, quindi non è che fosse interattivo, però visto su grande schermo con un certo effetto, cioè è stato bello, è stata una bella iniziativa, e quindi si riescono a fare anche delle cose molto interessanti. Io adesso qui ovviamente ho tolto il logo, ho tolto le altre foto, ho trovato le foto, qui sta cercando di compilare su Android, l'ho provato anche su Android ma devo rimettere a posto le dimensioni, ma un altro esempio per Android. Questo è ad esempio l'interfaccia. Allora provo un attimo a togliere, se riesco, la mia zucca, così per un attimo. E niente, che si fa? Si clicca sulla tesserina, sulla prima e sulla seconda, ovviamente se non matchano lui aspetta un attimo e poi richiude, e poi si riprova sulla terza. Qui c'è il mitico italiano medio, il dottor Male. Qui c'è Diego Battantuono, c'è il mago di Segrate, Willy Wonka. Neanche uno uguale, neanche per fortuna. Ecco, questo l'abbiamo già trovato, quindi potete, come dire, divertirvi a fare i vostri giochi. Questo me lo ricordo. Lui ovviamente conta tutti i tentativi, non si vede molto la scritta perché è piccola, andrebbe un attimo un po', come dire, riscalato, ma c'ho una memoria. Qui c'è Mario Brega che dice: ti ho già ingranato tutto con le olive eccetera, quindi avete il vostro gioco, vi divertite un po' a fare, sono riuscito a completarlo, e quindi date start e potete ripartire da capo, oppure con stop lui vi fa vedere come è a disposizione, e con pochissimo codice. Adesso qui magari dando un bordo, la cosa carina sarebbe, non so, fare ruotare queste tessere, perché c'è anche la parte 3D ovviamente in FarmMonkey, e quindi invece che, non so, vedere cambiare questa cosa, applicare un'animazione magari di opacità o farle roteare, quindi andare anche sull'asse Z, cioè il 3D in queste applicazioni non serve per andare a fare ovviamente Doom, ma serve per dire: abbiamo uno spazio bidimensionale con un po' di spazio dietro che possiamo utilizzare per andarci a mettere delle cose, in modo che gli oggetti sembrano, magari si scambiano, vanno uno dietro l'altro, metto una trasparenza, vedo il classico esempio, ad esempio, che trovate per il CSS col carosello, con le foto che si muovono in orizzontale e quella davanti è semi-trasparente, vedete quella dietro. Cioè, un modo intelligente di sfruttare lo spazio a vostra disposizione per creare qualcosina, per così dire, di accattivante. Per cui questo è un altro esempio, l'ho recuperato, l'ho un po' sistemato perché magari però ci potrebbero stare tantissime idee. Se volete fare dei quiz, se volete fare qualcosa, la cosa che mi piacerebbe magari vedere nella prossima sessione sono le funzionalità di tethering, ovvero la possibilità con praticamente non low code, ma usiamo una parola ancora più che fa più hype, zero code perché low è poco, zero è proprio zero, agganciare, rendere praticamente il dispositivo mobile un'estensione dell'applicazione e fare in modo che a pressione di pulsante su dispositivo Android corrisponda un'azione sull'applicazione principale desktop, e a quel punto potreste, non so, fare delle applicazioni con dei telecomandi. Io ad esempio ci ho fatto il telecomando per PowerPoint senza spendere una fortuna in device elettronici, perché ho la mia applicazione, lancio l'applicazione desktop che via COM ActiveX controlla Office, e poi con l'applicazione
remota, mando avanti e indietro. Quindi invece che 60 euro del dispositivo Logitech vi costa solo 1000 euro della licenza di Delphi, però vuoi mettere la soddisfazione di fare un esempio che avevo portato di nuovo è quello del qualche anno fa in una conferenza, direi di DEFCON, direi perché comunque qui c'è il, come dire, era quella dell'information radiator, ovvero fare un'applicazione che voi la lanciate e qui ad esempio non vedete niente sulla form principale perché sono tutti widget separati. Parte questa bella applicazione dove voi vi trovate ad esempio il l'information radiator con le informazioni sul meteo, l'orologio che va avanti, il logo della conferenza, qui c'è Chuck Norris Fact che dice le sue, qui c'erano gli sponsor dell'evento che roteavano, la dashboard, poi qui che ho tolto, ho eliminato i codici di serie, le API key per accedere a Twitter, altrimenti c'erano tutti i tweet che venivano fatti in tempo reale sulla conferenza. Quindi se volete fare un pannello di questo tipo, quelli classici che trovate anche al McDonald's, tipo ora stiamo servendo, ora tocca a, oppure non so, in un'officina magari vedere le commesse attive, chi ci sta lavorando, vedere delle tempistiche, cioè tutte quelle cose che normalmente finiscono su degli grandi schermi, con questo linguaggio e con questa libreria si fanno veramente in pochi minuti, ma proprio minuti, parliamo proprio di minuti. Ci sono dei componenti per scaricare direttamente e trasformare del JSON da API REST e quindi visualizzandoli direttamente, in certi casi proprio è veramente zero code, quindi è, secondo me, è una cosa molto molto interessante. La cosa che avevo provato con questo a suo tempo, siccome doveva finire in realtà su un Android TV o su un tablet da collegare a un Android TV, era farlo proprio per Android. Adesso vediamo se riesco a far saltare la diretta, non sono sicuro che funzioni ancora, quindi, però sono troppo curioso di provarci di nuovo, è un sacco di tempo, però funzionava a suo tempo e quindi deve funzionare ancora. Per far vedere il vantaggio, allora ho collegato il dispositivo, mi arrivano tutte le notifiche nonostante io abbia detto a Windows di non farmele vedere, quindi Windows fa sempre un po' come gli pare. Ah, qui vedete la main form, qui è tutto blu perché è vuota e tutto quello che c'è dentro viene creato a runtime. Ad esempio c'è il widget di Chuck Norris che non è un form ma è un frame, cioè io ho creato quella che non è una finestra ma è solo il pezzo dell'interfaccia con dentro i componenti per fare le chiamate REST a un API che di fatto vi restituisce una, diciamo pure minchiata casuale, uno dei Chuck Norris Facts da farvi vedere sullo schermo. Questo è quello Chuck Norris Facts, poi c'è quello con l'orologio che di per sé è molto simile, c'è una lancetta e con la rotazione calcolando viene, qui forse c'è un po' di codice per riuscire a posizionare bene la lancetta se non ricordo male, ma cioè questo è tutto il codice di questo widget, cioè tutti i controlli che in realtà sono dichiarazioni che vengono fatte in automatico dall'ambiente, quindi mettete giù i vari testi per le varie parti di testo. E veramente l'unica cosa che praticamente io ho scritto è questo timer, quindi questo è un pezzo di interfaccia che viene preso, messo in una delle colonne del radiator e poi gli viene detto allineati al top, lui si aggancia, rimane fermo lì e dentro c'è un timer che praticamente a seconda dell'ora imposta nella maniera corretta la rotazione della lancetta e non fa nient'altro. Il Chuck Norris Facts fa ancora meno, prende il codice, sta addirittura tutto in una, quasi tutto in una videata, c'è il costruttore che parte, quindi quando viene creato e messo nel form viene abilitato il timer e viene aggiornato la prima volta per svuotarlo, poi c'è questo REST request che fa la richiesta REST all'API, è un componente già configurato con l'endpoint e tutto quanto,
Fa la richiesta, tira giù il value object, va a tirare fuori questo joke che è una stringa con un testo, HTML, lo decodifica e lo butta dentro il text, dentro questa label, cioè qualcosa che chiama l'API in maniera sincrona, quindi non blocca. Sotto c'è del testo che scorre, se avete visto c'è una banda gialla con del testo che scorre e continua a scorrere perché questo non blocca l'esecuzione ma semplicemente avvia la richiesta, e questa procedure è il callback praticamente, quindi gli dice fai la richiesta e quando hai finito questo è quello che devi fare con il valore. Quindi noi lì andiamo a recuperare la response come JSON value e interpretiamo il JSON e poi diciamo che dal JSON tiriamo fuori la stringa della proprietà joke dell'oggetto con dentro il testo del joke, e quindi in 60 righe il logo è ancora più semplice, c'è il logo della conferenza e c'è il zero codice, cioè a parte quello che inserisce lui di default, cioè la dichiarazione dell'immagine, dentro non c'è nient'altro. Quindi le scrolling news è quello che viene mostrato sotto con le news a scorrimento, quindi parliamo del 2017, anche questo poca roba, semplicemente c'è una chiamata all'animazione che fa diciamo questo scorrimento e banalmente fa come dire tutte le operazioni di spostamento di quella barra, imposta i parametri per far scorrere il testo che vedete con le notizie, con un testo custom, gli sponsor, poi c'è le previsioni del tempo eccetera eccetera. Quello che volevo far vedere è che io l'ho lanciato su Windows, adesso ho collegato il mio dispositivo Android, quindi lancio un utility che si chiama Screen Copy, cioè io la chiamo così perché altrimenti se dovessi chiamarla col suo nome dove voi vedete esatto la vostra chat in streaming, quindi mi potete salutare perché lo sto usando anche per questo scopo. Quindi questa è praticamente la schermata del telefono che sto utilizzando come muletto, è lui perché ci sono proprio tutte le applicazioni, è un telefono che tengo di scorta perché ne ho preso uno nuovo che è più lento di questo e quindi sono un po' rimasto titubante. Questo è il nostro telefono, io vado qui nell'ambiente Delphi, invece che Windows 32 bit faccio doppio clic su Android 32 bit, faccio un refresh sul target, ok, dovrei vedete che viene mostrato anche il dispositivo, però lo trovate anche in un elenco in una combo box che c'è qui in alto. Quindi io ho scelto la piattaforma Android 32 bit, ho scelto il dispositivo che ho collegato, è qui, perfetto, è qui in alto, che si chiama Call 29, è il mio Honor 10 da battaglia, e dopodiché io faccio run. Allora, qui il compilatore è un po' più lento, ci metto un pochino di più, però sta compilando, qui c'è il mio ambiente, adesso lo ruoto nell'altro senso perché altrimenti se riusciamo vediamo se ce la facciamo, perché così apparirà in verticale. Sotto sta ancora compilando, non è veloce come quello per Windows purtroppo, ma non cambia rotazione, adesso provo magari a farlo cambiare dopo. Ah, ha cambiato adesso, ok, e questo è il mio, cioè voi state vedendo esattamente il mio cellulare. Il mio cellulare in realtà è piccolissimo e quindi non si legge niente, si legge malissimo, però questo è proprio lo schermo catturato dal mio cellulare, vedete che l'applicazione è pressoché identica, quindi non abbiamo come ai suoi tempi con Xamarin o con certi faccio il pacchetto, faccio non so, creo il progetto condiviso Xamarin Font, poi creo il wrapper per iOS, il wrapper per Android, cioè se lo voglio su Windows scelgo Windows, lo lancio su Windows, se lo voglio su Android lo collego, lo lancio, e funziona anche con gli emulatori, ma gli emulatori sono molto molto lenti perché Android è un sistema complesso e farlo girare su Windows e lui comunque gira, secondo me non gli ho dato proprio tutti i diritti perché vedo che qui non ha scaricato probabilmente non ha diritto di internet,
Però le notizie qui sotto scorrono e il resto c'è, l'orologio va avanti e graficamente è identico proprio a quello che c'è su Windows. Quindi, come dire, certe applicazioni l'effetto wow si riesce a ottenere, e in questo caso secondo me come soluzione questa era molto più efficace di quella che ho visto utilizzare altrove, dove l'editor ad esempio è stato fatto con un browser. Però immaginate Chrome che già parte e si prende 40 MB di memoria solo per Chrome, poi la pagina, poi visualizzare delle cose richiede come dire di avere un plugin che vi fa la rotazione delle pagine, dove dentro c'è del JavaScript complesso, insomma alla fine era un Raspberry che tutte le volte moriva perché era troppo. Invece questo tipo di applicazione è un'applicazione nativa, non è come le applicazioni web incapsulate dentro dei finti browser potenziati come ci sono in varie soluzioni alla Electron anche sul desktop, o come Flutter che dice che è nativo, poi c'è qualcosa di nativo che gira, interpreta, perché c'è l'hot reload, e l'hot reload non può essere nativo, perché per fare un hot reload bisogna chiudere l'applicazione e riaprirla. Se l'applicazione ha un hot reload vuol dire che dentro c'è qualcosa che rileva il cambiamento e ve la rilancia, quindi quello che è nativo sta leggendo una definizione o del codice che poi va a compilare al volo, perché altrimenti senza chiuderlo e riaprirlo non otterreste praticamente il... Queste invece sono API di Android importate in questo caso. Stessa cosa vale ovviamente per Apple, quindi il discorso è completamente identico. Come vedete lo deployate e lui funziona tranquillamente sul dispositivo che avete scelto. Quindi direi che abbiamo raggiunto anche un certo orario. Adesso qui troverò il modo di chiudere questa applicazione e tornare, se riesco, alla precedente. Sì, ce l'ho fatta. Per cui ok, un po' di cose le abbiamo viste. Poi chiaramente se avete qualcosa da chiedere su ciò che abbiamo visto, che vi posso dire a voce, che vi può dire qualcuno, qui la cosa che io sottolineo appunto la facilità d'uso, la versatilità, la facilità con cui si fanno delle cose anche carine, interessanti. L'ultimo esempio che vado proprio a tirar fuori, ma è un esempio, ho recuperato diciamo delle foto, così era più, se riesco a farle vedere. Allora qui mi sto incasinando con la regia, ma ce la possiamo fare, che la regia sono qui sempre io, quindi vabbè, qui ci sono io un po' più magro, felice che ho il mio dispositivo. Questa è una cosa fatta per il Coder Dojo, che è un'iniziativa che viene organizzata a livello locale quasi in tutto il mondo, da molti comuni e città, per fare praticamente avvicinare i ragazzi alla programmazione con dei giochi. E in generale si utilizza spesso Scratch, che è una cosa molto usata nelle università per imparare a scrivere codice, però senza scrivere codice, ma unendo dei blocchetti che fanno delle azioni con dei personaggi. E quello che avevo fatto era questa applicazione per il mobile, il Coder To, del Coder Dojo di Reggio Emilia, per giocare a Tris su grande schermo. Quindi si doveva giocare sul grande schermo, ma ovviamente per poter giocare, in questo caso invece che essere io a cliccare, avevo fatto un'applicazione gemella dell'applicazione su grande schermo che viene poi nelle foto dopo, e questa comunicava, usava gli Indie Components, quindi una libreria per Delphi che esiste già da un po' di tempo, e quindi era proprio TCP/IP che comunicava direttamente con l'applicazione sul desktop. Quindi i bambini si passavano questa applicazione, dove sono contrassegnate le celle già usate, pigiando il tastino andavano a scegliere dove mettere la X e se la vedevano sul grande schermo. Questa è l'applicazione grafica vista un po' meglio sul non screenshot dal cellulare. La barra grigio sotto è antiestetica, ma mi serviva perché diventava verde quando le applicazioni erano connesse, quindi
Questo è il progetto dell'applicazione desktop su Delphi, questo è come appariva su grande schermo, quindi questo è quello che vedevano. Ho usato i personaggi di Scratch per dire a chi toccava, non c'è giocatore 1, non c'è giocatore 2, ma ci sono queste due PNG con due personaggi, e lì ho usato efficacemente un po' degli effetti di FireMonkey. Ad esempio, per sapere a chi toccava, io cosa faccio? Mettevo un glow, quindi un bagliore attorno magari al gatto, e magari applicavo invece un effetto seppia sul lato personaggio, e quindi visivamente un personaggio è colorato e illuminato, l'altro è spento e grigio. Questo, pur sembrando inutile, sono due effetti che davano esattamente l'idea di quale dei due fosse il giocatore attivo. Quindi c'era chi sceglieva il gatto, chi sceglieva, cos'è, un polipo mi sembra, da vedere così, e quindi sapevano benissimo a quale dei due toccava in quel momento, e quindi chi doveva prendere il telefono per giocare. E sul telefono pigiavano e facevano praticamente il tris, e questo è quello che si vedeva sul proiettore. Quindi se avete un evento live e volete farvi qualcosa di custom o un'applicazione un po' particolare, avete visto veicolare delle informazioni o altre cose di questo tipo, quiz, quello che vi può venire in mente, cioè ci sono delle possibilità di farlo. Qui malauguratamente è rimasto tagliato la parte in fondo dove c'è scritto Made with Delphi, e quindi chi presentava il gioco, che non ero io perché non sono un bravo presentatore, ha detto: forza bambini, giocate con questo demo fatto con Scratch. E io ho detto: beh, se avessi avuto il buzzer quello di Italia's Got Talent, potevo dire no, con Scratch questa cosa non è bello, ma al momento non la puoi fare. Però diciamo che la quantità di codice è paragonabile, perché si scrive veramente molto poco. Tra l'altro il telecomando veicola solo l'azione, quindi non fa niente se io continuo a pigiare, se l'applicazione mi rifiuta il comando, e l'applicazione poi desktop che fa tutto. Però cioè, a meno di non dover programmare un avversario, fare un tris in Delphi, ma in qualsiasi altro linguaggio, è un'operazione abbastanza banale. Quindi questo è un po' un esempio di come si può utilizzare Delphi in questo caso per fare delle applicazioni per desktop, però destinate in questo caso a schermi di una certa dimensione, per ottenere insomma un po' di effetto, per veicolare delle informazioni, per ottenere in pochi minuti qualcosa che sia accattivante. Poi sì, un tris, un memory, se avete un evento magari potete fare colpo, perché il memory al matrimonio diciamo è stato divertente, perché era un ottimo, con le foto degli amici eccetera, ha creato un ottimo diversivo, pur non richiedendo praticamente pochissimo sforzo dal punto di vista sia della programmazione che anche della realizzazione in sé, perché era molto molto semplice. Ovviamente non è l'unico tipo di applicazioni che si possono sviluppare, si può andare anche su applicazioni, anzi volentieri su applicazioni business, ma completamente stilizzate, quindi parlare anche di cose un po' più piccole, un po' più ristrette dal punto di vista del, come dire, dell'interfaccia, cioè non siamo necessariamente obbligati a fare dei pulsantoni, ma magari nelle prossime live eventualmente possiamo vedere di approfondire come fare una grafica un po' più raffinata, però custom, per realizzare delle applicazioni business magari orientate al desktop o anche orientate al mobile, perché possiamo anche vedere questa declinazione, scrivendo poco codice e vedere come si può utilizzare FireMonkey per stilizzarlo in maniera, come dire, efficace, fare delle applicazioni cross-platform che siano belline e funzionali. Adesso il programma per le prossime volte ancora un po' da stabilire, anche in base un po' ai feedback e alle cose che eventualmente raccoglierò nei prossimi giorni per chi ha partecipato così. Quindi se andate nelle info sul canale, per chi ovviamente non mi conosce, è passato per o vedrà la cosa per caso, c'è anche la mail, ci sono gli indirizzi, c'è tutto,
se ci sono dei suggerimenti o qualcosa. Tra l'altro oggi, sul parlando proprio di Delphi, sul gruppo Facebook di Delphi c'è stato una diatriba, no, perché alla fine poi è una cosa molto tranquilla, si è discusso un po' del fatto di cercare qualche argomento nuovo di cui parlare, perché effettivamente come ambiente, diciamo che le librerie che esistono da 25 anni quasi, ancora no, ma manca pochissimo, e una da, no, forse l'abbiamo già, ci siamo già arrivati, e l'altra da 10 o poco più, sono pressoché, cioè vengono migliorate, ma pressoché non è che ci siano cose sempre nuove da dire, non ci sono framework, non abbiamo la VCL Core, VCL 5.0, cioè versioni diverse per fare sempre le stesse cose, ma ci sono queste librerie e già comunque sono all'avanguardia e sono molto utilizzabili, quindi trovare argomenti nuovi bisogna ovviamente trovare qualcuno che sia comunque ne voglia parlare e che sia abbastanza esperto magari per condurlo. Eventualmente ci possono anche stare delle tavole rotonde, o se qualcuno ha voglia di anche lì esporre un argomento, possiamo anche fare una serata congiunta con co-conduzione, che sicuramente chiunque troverò sarà meglio di me per fare degli argomenti assieme, magari così far uscire anche più domande, più partecipazione, più dubbi da parte di chi eventualmente vuole approfondire un certo argomento o per trattare degli argomenti particolari su cui io stesso ancora non sono afferrato. Comunque lì vedremo un po' da come si evolve. Adesso io inizialmente cercherò un po' di trovare cose di cui parlare nell'ambito di 2 ore per vedere, per esaurire un argomento, poi pian pianino si può pensare di fare o un corso base di corsi base di Delphi, oppure qualcosa anche su Visual Studio, visto che io lo utilizzo parecchio a seconda degli interessi. Però diciamo che non volevo replicare cose che vengono già trattate su altri canali, invece affrontare un po' quella che magari il lato Delphi è la nicchia, però che sia anche fruibile a chi non lo conosce, o comunque anche per fare 4 chiacchiere e trovarci in chat anche, insomma, un po' più numerosi, magari col tempo anche allargando un po' il bacino di partecipanti. Per chi non l'ha fatto, se vuole ricevere notifica per prossime live, c'è la possibilità di fare il follow direttamente sul canale, su Segui. I riferimenti miei ve li ho già dati, siccome è 12:15, quindi dietro vedo che si è svegliato anche il gatto, quindi tra poco reclamerà crocchette. Vi lascio andare a nanna, spero che come prima volta vi sia abbastanza piaciuto, la trattazione non sia stato particolarmente noioso, no? Ovviamente anche da questo punto di vista i consigli sono sempre ben accetti, perché siamo qui apposta per sperimentare e per migliorare anche il format di per sé, quindi usando magari anche un po' di più la chat, scambiando anche un po' più di battute, quindi lì ci vuole un po' di esperienza, comunque spero di acquisirla. E il filmato, questo rimarrà sul canale penso per 14 giorni, poi comunque essendo stato, come dire, grazie Mauro per la presenza, soprattutto per la resistenza fino ad ora, che tra l'altro tu sei ancora in Just Eat, se non ricordo, ma se si può dire, quindi che in questo momento sarà una delle applicazioni più utilizzate nel momento di, visto il momento, e quindi non date voto 10, che voto 10 non si può migliorare, quindi dopo non quindi non va bene. Dovrei cambiare posto la telecamera, perché è molto in alto, ma ho un monitor troppo grandicello, poi mi devo centrare anche un po' di più, ma intanto grazie per aver seguito fin qui. Dicevo, il filmato rimarrà qui, però essendo abbastanza didattico magari vedrò se riesco a caricarlo anche su YouTube, così se qualcuno dice ma cosa si può fare con Delphi, almeno un esempio intanto ce l'abbiamo, poi vedremo di crearne anche tanti altri nei prossimi appuntamenti. Quindi
Ringrazio di nuovo e vi do appuntamento alla prossima live, cui vi farò senz'altro sapere tramite i social quando, quando ci sarà, ma indicativamente direi che salvo ovviamente imprevisti cercherò una volta a settimana, quindi penso il giovedì, di dedicare un po' di tempo a questo spazio, magari eventualmente iniziando prima, vedendo un po', per avere, come dire, un po', darsi un po' una cadenza in modo da non perdere l'abitudine e rimanere, come dire, sul pezzo. Però avrò modo sicuramente di raccontarvi le novità sui soliti canali social e così via. Quindi grazie ancora, buonanotte a tutti, grazie che hai partecipato e direi ci vediamo alla prossima e buon proseguimento, anzi buon sonno e alla prossima, grazie mille. Thank you.